A mio parere NBA 2K è il miglior videogioco per quanto riguarda lo sport. Non a caso tutti i paragoni tra NBA 2K ed NBA Live non reggono, il basket è davvero rappresentato al suo meglio. Per questo motivo ho deciso di fare una classifica delle 5 cose che mi piacciono di più e di meno per quanto riguarda questo videogioco. Le modalità di gioco. Non solo le semplici partite o il campionato, ma la mia carriera, il My Team, Blacktop, My GM e non solo, rendono questo gioco davvero unico. Insomma, si può fare qualsiasi cosa, anche girare per strada come se stessimo giocando a GTA. La cura dei dettagli. La grafica dello spaventoso per quanto riuscita, ma è la cura dei dettagli che fa rimanere tutti a bocca aperta, come le esultanze, i tatuaggi o i segni particolari di ogni giocatore. La giocabilità. In altri titoli sportivi sembra essere proprio questa la pecca. A mio parere invece questo gioco è proprio fluido, come i movimenti dei giocatori. I punti di forza di ogni giocatore ed i punti deboli ti permettono di entrare ancora di più nella partita, facendo lavorare sempre di più il cervello. Insomma, ti trasporta nella partita che stai giocando. Beats. Potrei anche non giocare e rimanere nel menu ad ascoltare le canzoni presenti nel gioco. In NBA 2K13 addirittura si era scomodato anche Jay-Z. Quest'anno si può spaziare da Kendrick Lamar a Drake. Solo applausi. I playbook delle squadre. Si può chiamare lo schema e metterlo in pratica. Questa cosa ti fa sentire molto Greg Popovich o Phil Jackson. E per chi appunto tende a metterli in pratica è una vera peculiarità. I Golden State Warriors. Nulla contro la squadra, ma nel gioco pare di affrontare i Moon Stars. Ogni azione un canestro e anche McGee sembra Wilt Chamberlain dei tempi d'oro. Possono anche tirare da centrocampo e si può già segnare 3 punti al referto. Gli errori gratuiti. Spesso ti capita di perdere dei palloni banalissimi o di sbagliare le up facilissimi, che l'unica soluzione possibile sembra essere quella di lanciare il joystick contro la TV a tutta forza. La fase difensiva. Questo capita soprattutto nella mia carriera. Se giochi a livelli di difficoltà molto alti, vedrai la tua difesa andare a farfalle. Magari un DeAndre Jordan si trova marcato forte sulla linea dei 3 punti, mentre vari Korver, Thompson e Redick vengono lasciati liberi di tirare. La super velocità nell'online. Quando non c'è molta connessione o magari ci sono problemi con i server, puoi sbloccare la super velocità. In pratica il gioco inizia ad andare almeno 5 volte più veloce del normale e da un'azione che ti trovi in attacco magari ti trovi con un canestro subito in più. Il commento in italiano. A dir la verità non è un difetto, perché l'originale è spettacolare di suo. Quindi il mio è un sogno. Tranquillo e buffa il commento. Almeno solo per il videogioco. E l'onnipotenza logora chi non ce l'ha. Se rivedremo quei coriandoli scendere dalle volte della Quake and Loans per l'ultima giocata della finale, quella che assegna il titolo, dimenticate tutto, pensate a questo.